Il trionfo di Coppa Italia sul Parma è già lontano. Il Cesena oggi riporta la dura realtà della Serie B, il Palermo. I rosanero riescono a costruire solo un pericolo in tutto il primo tempo con Dijà, sventato da Micillo. E alla mezz'ora incassano, dopo mischia in aria, il gol del Cesena. Tiro di Bizzarri, deviazione di Biffi che mette fuori causa Berti. E i 20.000 della favorita restano senza parole. Altra musica nella ripresa, il Palermo suona la carica e sciupa una prima opportunità con Vasari. Ma l'attaccante rosanero ci riprova subito, sfugge sulla fascia destra al controllo di Favi, si presenta in aria e sul suo tiro salva di stinco Micillo. Nel più classico dei contropiedi, il Cesena cerca il colpo del KO con un pallonetto di Bizzarri, si salva Berti. In quanto a colpo di reni, non è da meno sull'altro fronte Micillo, che nega così il pareggio a Campofranco. Il 45esimo è scaduto e anche il portiere dei siciliani, Berti, va a cercare il gol nell'area romagnola. Poi si improvvisa gran dribblatore, beffando due volte Maenza appena entrato. Siamo già al quarto minuto di recupero e Tardelli invoca la fine dall'arbitro Cinciripini. Berti intanto tiene in campo miracolosamente il pallone e l'azione d'attacco del Palermo può continuare. La palla arriva sulla fascia destra a Vasari, controlla bene la palla, punta agli avversari, entra in aria e trova la testa di Giancarlo Ferrara. E il gol del pareggio al 49esimo. Ferrara, entrato all'inizio della ripresa, quasi non ci crede. Salva il Palermo dalla prima sconfitta.